Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: attimi di sorpresa quando tocca a una coppia costituita da mamma e figlio buttarsi giù dall'elicottero per raggiungere la spiaggia dell'Honduras. Le prime traversie, all'Isola dei Famosi, si sono già verificate. La presentatrice Ilaria Blasi è al timone, gli opinionisti sono pronti a dire la loro. E le emozioni non mancano. Un momento di perplessità calata in studio, in Italia, quando una mano l'ha spinta giù. All'Isola dei Famosi, ricominciata da poco sui canali Mediaset, si vivono grandi emozioni con i protagonisti. Impegnati a vivere sulla loro pelle, letteralmente, viste le privazioni cui andranno incontro nel corso del reality, la condizione di naufraghi. Isola dei Famosi Carmen Di Pietro. Apparentemente paradisiaco il luogo, l'Honduras. Spiagge e luoghi affascinanti, un mare da favola, ma ci sarà ben poco da divertirsi, tra sforzi fisici per la sopravvivenza, assenza di cibo e disagi vari. I partecipanti dovranno sfidare se stessi, il proprio corpo, la propria mente. E le prime traversie si sono già viste con una delle coppie. Vediamo perché. Isola dei Famosi, come sbarazzarsi della madre spingendola. E dunque a bordo dell'elicottero, con le telecamere che inquadrano i due protagonisti restituendo al pubblico a casa una buona dose di tensione, c'è una delle coppie partecipanti al reality. In studio, a condurre dall'Italia, c'è Ilaria Blasi, bellissima e con un'acconciatura accattivante e originale, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria commentano. Al termine del GF VIP, quindi, sulla rete Ammiraglia è sbarcato un altro reality, che si propone lo scopo di calamitare nuovamente l'attenzione del pubblico grazie alla strategia adottata. A intrigare non è solo il gioco in sé e la rivalità tra i concorrenti, ma la psicologia dei personaggi, il mutare del loro rapporto con gli altri e con se stessi. Le condizioni di vita sull'Isola dei Famosi, infatti, sono dure e per certi versi estreme. E questo può influenzare l'umore dei personaggi, il loro modo di porsi con gli altri. Tra i naufraghi anche Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sì, ma che significa la frase come sbarazzarsi della madre spingendola? Vediamo cosa è accaduto. Scena surreale, i fan sono già impazziti. La scena è surreale. Prima di buttarsi dall'elicottero, Carmen Di Pietro tira fuori un cartoccio dal costume e addenta con appetito. Si tratta di un pezzo di cioccolata perché voi non me la date più, dice, mentre tutti da studio guardano stupiti. Pure il figlio Alessandro, ragazzo bellissimo e pieno di senso dell'umorismo, è perplesso e, alla fine, lo fa. Che cosa? Semplice, spinge la mamma, che si mostra esitante, giù dall'elicottero e tutti commentano divertiti. Pure una fan scherza, come sbarazzarsi della madre spingendola ma tentativo fallito, con tanto di emoticon che ironizza sul rapporto articolato, per così dire, che una mamma e un figlio, in gara insieme, possono avere da naufraghi. L'Isola dei Famosi è essenzialmente un gioco e le coppe in gara non deluderanno le aspettative del pubblico a casa. Ian, dice un altro follower sempre con riferimento a loro due. In effetti, lo spettacolo, anche per questa edizione, sembra già assicurato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.